Procedo secondo le modalità usuali di presentazione dei nostri ospiti, a partire dai due giovani. Filippo Galetti, che avete già imparato a conoscere, e laureando in scienze storiche e orientalistiche presso la nostra università, presso l'Alma Mater, dopo aver conseguito la laurea cum laude in storia, curriculum medievale, presso lo stesso Ateneo, con una tesi dal titolo Il catino di Pilato e le sette chiese, la simbologia gerosimitana di Santo Stefano di Bologna. A questo proposito permettetemi un inciso, manifesto una soddisfazione e un ringraziamento a Beatrice Borghi e a chi ha partecipato a un'attività che oramai data da molti mesi, perché finalmente sono cominciati gli interventi sul catino di Pilato. Voi sapete che molti mesi fa io feci pressione insieme ad altri, compresa una interrogazione all'interno del Consiglio Comunale, perché appunto questo manufatto così importante, di cui non si hanno più dubbi sul fatto che sia di origine longobarda, come invece si è detto, dopo ricerche approfondite, e che quindi è uno dei manufatti più importanti sulla presenza longobarda in Italia, e sicuramente il più importante a Bologna, che non era stato costruito e donato, come dice la scritta intorno al bordo, per stare all'aperto, ma che era un bacile in cui si raccoglievano le offerte nel Giovedì Santo, e quindi stava all'interno di una chiesa. Purtroppo dal 500 è esposto alle intemperie. Vari tentativi ci sono stati per sottrarlo a quello che oramai diventava un processo di distruzione, anche solo per il gelo, per la pioggia, e finalmente, grazie appunto all'intervento di un Rotary che ha fornito quindi anche il finanziamento per farlo, e attraverso le sovrintendenze varie, un lungo cammino devo dire, finalmente, se voi andate in Santo Stefano non lo vedete il catino, perché in questo momento è ingabbiato, ma lo sarà per poco tempo, e dopo sarà messo al riparo dopo essere stato restaurato. Quindi ci tenevo a fare questo inciso. Filippo svolge attività di supporto alla didattica nell'insegnamento di storia medievale presso la Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione dell'Università di Bologna, e collabora da diversi anni con il DIPAS, il Centro Internazionale di Didattica della Storia e del Patrimonio. È inoltre presidente dell'Associazione Amici della Festa Internazionale della Storia. Alessandro Ambrosini è laureato cum laude presso l'Alma Mater con una tesi dal titolo Heims ins Reich, le opzioni in Val Canale in Alto Adige nel 1939, sul tema delle minoranze etniche dell'arco alpino durante la Seconda Guerra Mondiale, che ha potuto approfondire grazie a un periodo di Erasmus in Germania. Attualmente frequenta il corso di laurea magistrale in lingua inglese European Affairs della Scuola di Scienze Politiche. Inoltre è impegnato nell'associazionismo locale in Friuli, nel riutilizzo in senso turistico di tratti del fronte italo-austriaco, purtroppo questo fronte in qualche modo si rialza in questi giorni, del primo conflitto mondiale. Collabora con il DIPAST e con l'organizzazione della Festa Internazionale della Storia. Ma veniamo al nostro ospite molto illustre, Roberto Balzani. Roberto Balzani è professore ordinario di storia contemporanea presso il Dipartimento di Beni Culturali dell'Università degli Studi di Bologna, sede di Ravenna, della cui facoltà dal 1 novembre 2008 al giugno 2009 è stato preside. Dal giugno 2009 al maggio 2014 è stato sindaco di Forlì. Formatosi alla Scuola di Storia Contemporanea del Cesare Alfieri di Firenze, guidata da Giovanni Spadolini
e Luigi Lotti, si è mosso lungo tre assi fondamentali: la ricerca la storia politico-culturale, soprattutto in riferimento al periodo risorgimentale e post-risorgimentale, la storia economica e sociale ed economico-amministrativa e la storia delle mentalità collettive dei beni culturali. A quest'ultimo ambito di ricerca ha dedicato gli studi più recenti, in particolare il tema di conservazione del patrimonio, di ricostruzione delle prime politiche protezionistiche a partire dal periodo risorgimentale. Dal novembre scorso è presidente del sistema museale d'Ateneo dell'Università di Bologna. Il titolo che ha voluto dare alla sua conferenza, che come sapete sarà supportata dalle domande dei ragazzi, è "Una città direi quasi nuova, la prima modernizzazione di Bologna". Leggo l'abstract che ha voluto presentare, che abbiamo sollecitato. "Bologna nel XIX secolo cambia pelle, cresce rapidamente, soprattutto dalla metà del secolo, abbandonando il profilo della sonnolenta realtà dello Stato Pontificio, scossa solo dai fremiti unitari del 1831 e del 1848, per divenire un luogo centrale del regno unitario. Centrale per le comunicazioni, centrale per la difesa, almeno fino al 1866, quando il confine è al Po, centrale per la cultura. Il piano regolatore del 1889 interpreta questa ansia di rinnovamento, mentre la rilettura della tradizionale della tradizione medievale dà lustro ad un robusto restyling del centro storico. Le attività economiche trovano nell'esposizione emiliana del 1888 un momento di larga visibilità, così come l'Alma Mater, che con l'ottavo centenario certifica il suo pieno rilancio. Il profilo della città nuova è già evidente a fine secolo. L'abbattimento delle mura, giusto allo scadere di questa fase, renderà chiaro a tutti un passaggio già consumatosi nelle aspirazioni e nel senso comune di gran parte della popolazione". Prima di cedere definitivamente la parola, ricordo una mostra già in atto, già in corso, 1874, "Diavoli neri al Ponte Lungo, la fallita insurrezione anarchica di Bologna nei documenti dell'Archiginnasio". La mostra è qui ed è dedicata alla fallita insurrezione della corrente bacuniniana dell'Internazionale dell'estate del 1874 e al racconto che Riccardo Bacchelli ne fece nel suo romanzo "Il diavolo al Ponte Lungo" nel 1927. La mostra sarà aperta fino al 19 giugno e sarà visitabile anche la domenica 15 maggio. Grazie dell'attenzione e buon ascolto. Grazie al professor Rolando Dondarini e grazie al Comune di Bologna. Possiamo dare inizio. Allora, ci siamo lasciati con la conferenza scorsa con l'arrivo di Napoleone a Bologna. Era il 1796. Ora, il periodo napoleonico effettivamente meriterebbe una conferenza a sé stante, ma per ovvi motivi temporali facciamo partire la nostra conferenza con un'introduzione, un video introduttivo che, diciamo, fa vedere proprio, rappresenta la fine dell'epoca napoleonica ed è tratto dallo sceneggiato televisivo del 1973 "Napoleone a Sant'Elena", diretto da Vittorio Cottafavi. Le potenze alleate dichiarano che Napoleone Bonaparte si è privato della protezione delle leggi e ha dimostrato in faccia al mondo che con lui non vi può essere né pace né tregua. In conseguenza, le potenze dichiarano che Napoleone Bonaparte è posto fuori delle relazioni civili e sociali e che come nemico e perturbatore del mondo è abbandonato alla pubblica vendetta.
Firmato: per l'Austria il principe di Metternich, per la Spagna Gomez Labrador, per la Francia il principe Talleyrand, per la Gran Bretagna Wellington. Quindi Napoleone lascia un'eredità in tutta Europa, in particolare in Italia. Ma per la nostra città che cosa significa effettivamente l'epoca napoleonica e che cosa lascia a Bologna Napoleone? Bene, buongiorno, anzi buonasera. Volevo anzitutto ringraziare il Comune e Rolando in particolare per l'invito, perché credo veramente che si tratti di una grande operazione culturale e per me è un onore parteciparvi, quindi ancora veramente grazie. Il titolo, volevo specificare, di questa conferenza è una frase di Carducci che uno non si aspetterebbe, perché Carducci di solito è associato a una tradizione un po', diciamo, polverosa, cosa che assolutamente non fu. Alla fine dell'Ottocento Carducci fu uno dei protagonisti del rinnovamento anche urbanistico e anche culturale della città in senso scientifico, quindi completamente diverso da quello che, diciamo, si è solito immaginare. E questa frase l'ho tratta da un pezzo di un dibattito in Consiglio Comunale del 1889, che è stato recuperato da una giovane bravissima ricercatrice bolognese, Elena Musiani, in un lavoro sulle mura di Bologna e che era, diciamo, sepolto nei documenti dell'archivio. Ma passiamo a Napoleone. Allora, Napoleone, abbiamo visto, lascia Bologna, diciamo, lascia l'Italia e l'Europa fra il 1814 e il 1815, ma l'eredità di Napoleone è, diciamo, quanto di più importante noi possiamo immaginare per la modernizzazione soprattutto del centro e nord Italia, anche per il sud continentale, per il mezzogiorno continentale. Perché? Perché la trasformazione della società che è avvenuta in quei 15 anni, non tanto la trasformazione economica, perché Bologna non cambia pelle in quegli anni, la popolazione rimane quella che era, abbiamo una costanza di demografica enorme, una città che fra il 1701 e il 1849 non cresce, rimangono sempre circa quei 70.000 abitanti. Comincia soltanto dopo il 1850 un'ascesa demografica. Cosa vuol dire? Vuol dire che la città non riesce a essere di fatto un attrattore di sviluppo come era stata, come voi sapete bene, nel 500 e in parte del 600. Quindi Napoleone non riesce a modificare, diciamo, l'attività manifatturiera, non riesce a incidere su quello. Incide tuttavia su delle strutture profonde della vita collettiva, che sono le mentalità, ma sono anche dei rapporti, diciamo, di relazione fra gli individui, come vedremo, in particolare legati alla proprietà, che determineranno poi degli esiti successivi. Partiamo da quello che è più importante in questi anni: la proprietà della terra. La proprietà della terra nel territorio bolognese è per due terzi in mano alla grande proprietà non ecclesiastica, grande proprietà nobiliare in primo luogo. Gli ecclesiastici sono presenti con circa il 10% del valore complessivo, molto meno che in Romagna, dove le proprietà terriere del clero sono infinitamente più vaste. Ma che cosa fa Napoleone? Mette all'asta i beni della Chiesa, come voi sapete, con due grandi vendite, due grandi fasi di vendita. La proprietà della Chiesa in questo periodo passa dal 10 al 2%. Questo 7%, che è una cifra considerevole, tenete presente che allora era difficilissimo vendere e comprare terra perché c'erano le regole feudali, c'era il maggiorascato, c'era la possibilità di passare i beni, no, al figlio primogenito, non c'era il diritto per i figli cadetti di ereditare, insomma erano dei vincoli fortissimi alla struttura sociale. Improvvisamente il codice civile di Napoleone prevede che anche i figli cadetti, cioè quelli dopo il primo, possono ereditare
legittimamente una quota della proprietà. Secondo punto fondamentale, vengono venduti all'incanto i patrimoni fondiari della Chiesa. E questo naturalmente comporta un rimescolamento delle carte che non è tanto visibile nella città, perché poi alla fine, diciamo, quello che ritorna dentro lo spazio urbano non è ancora visibilissimo, ma è molto visibile per quello che riguarda i rapporti fra gli individui di questa classe privilegiata. Perché chi è che compra? Comprano quelli che già hanno la terra, ma anche un ceto borghese di proprietari medio-grandi, attenzione, medio-grandi, una proprietà borghese medio-grande incomincia a investire più massicciamente nella proprietà fondiaria, e saranno questi proprietari, questi signori della terra borghesi, i protagonisti dei cambiamenti che la città vivrà alla fine del Risorgimento e nell'epoca unitaria. Questo è il primo grande elemento di discontinuità, una trasformazione della proprietà terriera, che è la proprietà più importante, la ricchezza del tempo e la ricchezza della terra. Secondo punto, una trasformazione giuridica, come abbiamo visto, perché il codice di Napoleone introduce delle cose che poi scompariranno subito. Pensiamo al divorzio, che finisce, no? E ci vogliono 150 anni, no? Per rivederlo sulla scena nazionale. E così via, i diritti naturalmente individuali, soprattutto dei cittadini proprietari. E poi, altra cosa molto importante, una riforma del sapere, perché quella che sarà poi l'Università di Bologna dopo l'unità è anticipata nel periodo napoleonico da discipline che appaiono allora per la prima volta. Penso all'economia politica, insegnata da un professore di Imola che si chiamava Luigi Valeriani e che poi fu buttato fuori perché il Papa nel 1824 decise che l'economia non bisognava insegnarla, così come non bisognava insegnare agraria, per cui l'unico insegnamento di agraria lo si fece al nostro orto botanico, che oggi è patrimonio del sistema museale d'Ateneo e che divenne l'unico piccolo spazio in cui a livello accademico si continuò a parlare di agraria, agraria che aveva avuto in Filippo Re durante il periodo napoleonico una grandissimo protagonista, oltre che pratico anche scientifico, un grande cultore e protagonista del rinnovamento agrario nel nostro paese. E poi altra grande tema, le materie, le discipline scientifiche. Non dimentichiamo che fra Napoleone e Gioacchino Murat fondano l'anatomia comparata, creano un museo di fisica, viene creato dagli uomini di Napoleone, quindi con delle anticipazioni veramente incredibili. Tutto questo viene riassorbito improvvisamente dopo il 1815 e di conseguenza la città si vede rientrata dentro lo schema dei cardinallegati, della tradizione ecclesiastica, che però non può continuare come prima. Vediamo un attimo, poi passiamo magari alle domande successive, a come è fatta questa società. La società del periodo napoleonico vede un 3% di possidenti, proprietari, il ceto dei proprietari esclusivamente proprietari, più un altro 13% di professionisti a vario titolo. In realtà professionisti e proprietari possidenti sono più o meno la stessa cosa, perché normalmente chi esercitava una professione liberale aveva anche dei beni al sole, quindi potremmo dire che c'è all'incirca un 16% di proprietari. Poi ci sono i servivari, servitori a vario titolo delle famiglie benestanti, aristocratiche, che sono un'enormità, sono il 24% della popolazione. Poi abbiamo naturalmente gli artigiani e gli operai,
Attenzione, quando parliamo di operai parliamo degli apprendisti che stanno dentro le piccole attività, non abbiamo una parola operaio in senso di classe, che come voi sapete come apparirà molto tardi, non c'è neanche nei censimenti. Nel 1861 la parola operaio non esiste nel censimento italiano, e che sono un altro 50%, e poi i commercianti un 10%. Tenete presente che però questa è una molto all'ingrosso, perché di tutti questi, e in particolare dei due terzi che stanno peggio, in quei due terzi ci stanno anche un 18,6% di sussidiati e mendicanti, mentecatti a vario titolo. Quindi dobbiamo pensare che dei due terzi di popolo povero, cioè all'interno di questi due terzi, c'è poi un 20%, che quindi è un terzo dei due terzi, il quale sta malissimo, cioè che è in condizioni di mendicità. Questa è la fotografia della città che sostanzialmente rimane fino all'Unità d'Italia. Quindi la nostra città è così, 70.000 abitanti all'interno che fanno fatica a crescere, crescono di più nella campagna intorno a Bologna e nei nuclei, diciamo, dei villaggi che sono rurali intorno alla città. Per il momento la città è ancora, ci sono anche dei contadini che esercitano l'attività di contadini dentro le mura, perché le mura sono così estese, erano state concepite per una città in espansione, e come in moltissime altre città italiane che avevano le mura quattrocentesche e poi successivamente c'è la campagna di città. Ci sono le stalle, ci sono i contadini, ci sono i maiali che stanno tutti dentro. Questo naturalmente cosa significa? Che quando scoppiano le epidemie, come vedremo, la situazione diventa subito drammatica. Grazie, professore. Abbiamo già introdotto quindi un tema molto interessante, che è quello dei moti rivoluzionari. Chiederei quindi al professor Balzani di approfondire questo tema. Infatti, quando in Francia scoppia la rivoluzione di luglio, anche Bologna alza la voce. Che cosa significano dunque i moti per le riforme del 1831 e in che modo questi moti sono in certo modo riconducibili a quelli del 1848 e col mito risorgimentale? Cioè, diciamo che i moti del 1831 sono moti che sono molto diversi dal 1848. Sono diverse le persone che li compiono, perché il moto del 31 è sostanzialmente un colpo di stato del notabilato. Quello del 48 no, perché come vedremo nel 48 è il popolo che è il protagonista davvero di quello che succede l'8 agosto e anche dopo. Quindi c'è le classi sociali sono diverse, che partecipano all'una e all'altra. Quello del 1831 è il tentativo, dopo che c'è stata la rivoluzione di luglio in Francia, di ottenere dal Papa delle riforme che siano una via di mezzo fra il ritorno allo stato di Napoleone, l'espansione culturale civile che si era conosciuta al tempo di Napoleone da una parte, e dall'altra parte l'autonomia del Senato bolognese, orgogliosamente del gonfalone della città. Quindi una sorta di autonomia della città e un ritorno nello stesso tempo a una tradizione recente di modernizzazione. Quindi ci sono tutte e due le anime. Potremmo dire un'anima conservatrice che guarda ancora in qualche modo idoleggiandolo al comune medievale dell'ultima fase, e un'anima invece più progressiva, che invece vorrebbe ritornare allo stato napoleonico, perché si capisce che da lì si può andare avanti. Cosa accade? Accade che viene costituito un governo provvisorio delle Province Unite. E soprattutto accade una cosa stranissima, che questa rivoluzione ha un motto per noi oggi incredibile, che è libertà e ordine pubblico, che converrete con me, per una rivoluzione non è male pensare che avere come motto ordine pubblico, di solito succede il contrario. Ma perché ordine pubblico? Questo già fa capire. Perché quello che volevano questi notabili era un regime di sicurezza della proprietà, che in quell'universo post 1815 lo Stato della Chiesa non riesce assolutamente a garantire. Nelle campagne ci sono i briganti, c'erano anche prima, non è che lì sia una novità, ci sono.
La vita sociale dentro la città di Bologna è molto pericolosa e lo rimane fino al 1864, cioè a quel grande processo contro la balla dalle scarpe di ferro, cioè quando viene decapitato di fatto l'ultimo nucleo di questa sorta di criminalità organizzata di antico regime che ancora sopravviveva nella città. Un enorme processo che fu fatto addirittura in comune, così per essere chiari, che doveva essere una cosa fatta coram populo, no? Quindi una città pericolosa, pericolosa soprattutto per chi? Per chi ha dei beni. E quindi questi signori notabili dicono, ma insomma, Napoleone un po' di organizzazione ce l'aveva data, c'era la polizia che funzionava, c'erano le forze armate. Qua con il Papa non si capisce più niente, perché non abbiamo un'organizzazione vera. Noi vogliamo la Guardia Civica, Guardia Nazionale. Ma cos'era la Guardia Civica? Non era mica la rivendicazione del popolo in armi come sarà nel 48, no, era avere la milizia dei notabili della città che gira per le strade in modo tale da beccare i criminali prima che possano nuocere, quindi con una funzione di sicurezza. E badate bene che, come vedremo, la sicurezza è il grande tallone d'Achille dello Stato Pontificio. Il tema della sicurezza è un tema che ritorna dopo il 1849, verrà rinfacciato dai notabili bolognesi e emiliani a Pio IX, addirittura quando scrivono questi a Gladstone, a Palmerston, cioè i grandi leader liberali, per spiegare com'è la situazione, dicono: noi non possiamo vivere più senza l'unità d'Italia perché non abbiamo la sicurezza. Perché è una situazione nella quale è così diffuso le forme di furto endemico di tutti i tipi, grassazione, omicidio, sono così elevate che è insostenibile per uno Stato moderno. Uno Stato moderno si deve reggere sulla sicurezza dei cittadini e sulla libertà delle attività economiche dei proprietari. Questo era quello che loro avevano in testa. Questo era il punto. Se non c'è quello, non c'è niente. E infatti, guardate, non avevano tutti i torti. Quando un pezzo di paese, come oggi, anche nel mezzogiorno, non ha un ordine pubblico organizzato, è anche difficile avere delle attività economiche, no? Che possono crescere. E più o meno era quello che vivevano all'epoca. E quindi ecco perché nel 1831 c'è questa ansia di riforme. Ripeto, una componente più conservatrice, un'altra che vorrebbe invece proprio rovesciare il Papa, è la componente più radicale del vecchio schieramento napoleonico, post-napoleonico, quella che aveva ancora un'eredità rivoluzionaria dietro di sé, che addirittura prova una marcia su Roma, che si ferma a Rieti e che va a finire malissimo, e che viene sconfitta naturalmente. Quella del 31 finisce lì, nel senso che con la repressione austriaca non c'è più niente da fare, questi notabili si debbono accontentare delle casse di risparmio, si debbono accontentare delle istituzioni economiche, si debbono accontentare delle esposizioni di beni agricoli, manifattura, ma la politica, per favore, no. Nel 1848 è diverso, perché nel 1848, poi vedremo anche una testimonianza, è in gioco, è una partita completamente altra. Prima di tutto una questione nazionale che nel 1831 era stata evocata solo marginalmente, che è una delle grandi forze e spinte del movimento popolare e democratico in Italia. Diciamo che quando si parla di moderati normalmente si parla di coloro che vogliono la guerra, naturalmente anche loro contro l'Austria, però vogliono soprattutto stabilizzare le istituzioni, quindi lo statuto che era stato concesso anche da Pio IX nel marzo del 48, quindi le regole del gioco, il Parlamento, avere la Camera, cioè riuscire ad avere questi diritti civili finalmente riconosciuti, anche a costo di accantonare la questione dell'unità d'Italia. I democratici invece sono quelli che dicono: se non si fa l'unità d'Italia, anche la partita costituzionale non si riuscirà a realizzare. Hanno in parte ragione e in parte torto. In parte ragione perché col 49 infatti i sovrani
fanno tutti macchina indietro, in parte torto, perché un sovrano non lo fa questa macchina indietro, che è Carlo Alberto e Vittorio Emanuele II, che invece continuano a mantenere accesa la fiamma liberale con lo statuto. Quindi diciamo che i punti di vista sono entrambi, c'è una parte di ragione da tutte e due le anime di questo movimento, ma quello che è importante è che questa insurrezione, questa reazione dei bolognesi all'occupazione austriaca, ancora gli austriaci, dopo il 1831 sono arrivati gli austriaci, adesso tocca ancora a noi, dopo che abbiamo cercato di mandarli fuori sono ancora qui alle nostre porte, proprio un senso di liberazione che spinge una componente popolare a muoversi. E lo capirono anche le persone che vissero quei giorni, anche persone di ceti superiori. Qui abbiamo una testimonianza di una ragazza. Sì, io adesso appunto leggerò la testimonianza di Carolina Tattini, appunto una ragazza che aveva partecipato alla battaglia della Montagnola, o meglio marginalmente. Questa è una lettera che è datata 9 agosto 1848 e spedita a sua madre. Carissima mamma, eccomi a darle conto della giornata di ieri. Bologna si è fatta onore. Tutto il merito però è quasi interamente del basso popolo e i signori si sono fatti tanto scorgere che non vorrei che dopo questo medesimo popolo ci facesse passare delle brutte ore. Basta, pensiamo ora solamente al presente. La mischia cominciò in piazza a proposito di un sergente austriaco ucciso dai facchini. Alle 4:30 si incominciò il combattimento fino a sera. Già al primo momento tutti corsero allarmi, le campane suonarono a storno, dalla prima sino all'ultima, e in città e in campagna, e hanno seguitato tutta la notte e seguitano tuttora. Intanto in tutta la città si sono fatte le barricate e ho fatto la mia parte anch'io. Una barricata è stata fatta in faccia alla casa degli Antoni e abbiamo portato pietre e fascine noi donne. Che piacere poter fare qualche cosa. Bologna si farà onore e siamo decisi a non lasciarli entrare. Ieri sera, dopo essersi battuti 3 ore, i tedeschi si sono ritirati. Molti morti hanno lasciato e molti feriti, e 45 prigionieri che ora sono in palazzo. La guardia civica è stata in gran parte ai quartieri perché si temeva del popolaccio che si batteva pure per il nostro onore, e si sono prese delle disposizioni contro il popolo. Non si volevano dare munizioni, nulla, e quella povera gente ha fatto prodigi. Questa notte poi finalmente si sono distribuite queste munizioni. E questa mattina sono arrivati quei di Castel San Pietro e Budrio e le Romagne, tutti accorrevano verso di noi. Non abbiamo paura, niente affatto, siamo pieni di coraggio e di energia. E la campagna si solleva perché fuori di Galliera hanno bruciato le case. Le campane sempre suonano e ora dicono che è cominciato l'attacco al borgo Panigale. Le autorità non prendono una misura straordinaria, tutto il merito è del popolo. 2 di pomeriggio. Hanno fatto una commissione militare. Il prolegato ha messo fuori una notificazione per dire che i tedeschi si ritirano e l'annunzio dell'intervento francese. Le truppe sono richiamate. Io sto bene, sono più contenta ora che abbiamo salvato anche l'onore. Non stia in tema di me, io sto benissimo, anzi, non mi sono mai trovata tanto bene come ora. Le chiedo la benedizione, la sua figlia Carolina Tattini. Beh, diciamo che era casata, ecco, questo è il 1848, produsse anche queste accelerazioni psicologiche e che per alcuni hanno segnato poi la vita. E adesso, a proposito di vite, vorremmo far vedere forse un piccolo brano di un filmato tratto da In nome del popolo sovrano di Luigi Magni, che racconta la figura, due parole di Ugo Bassi, no? Che è questo grande padre barnabita, che è veramente un trascinatore di folle, che dove passa scatena delle reazioni anche incredibili di consenso, che finirà poi, come sapete, nella Repubblica Romana e poi fucilato al Meloncello nel 1849, alla fine dell'avventura di Garibaldi, quando Garibaldi è costretto a ritornare sui suoi passi, a sbarcare a Magnavacca e poi a abbandonare Anita Morente, e viene catturato Ugo Bassi con Livraghi, che è un garibaldino, e tutti e due vengono fucilati. Sentiamo Ugo Bassi. Fratelli. Fratelli.
Seconda Repubblica è virtualmente caduta. Mazzini darà le dimissioni da triumviro, ma non firmerà mai la capitolazione. Perché la Repubblica, anche se sconfitta, è una conquista civile dalla quale non si torna indietro. Per questo, fratelli, dovremo batterci, tutti, fino all'ultimo uomo. Su di me non ci contate. Ha detto fino all'ultimo uomo, mica all'ultimo prete. Questa... E quindi è una, insomma, siamo proprio alla vigilia del 2 luglio del 49, quando Garibaldi con i suoi 4.000 tenta di ritornare verso nord per andare a Venezia e poi, come sapete, non ci riuscirà mai. A questo punto però andiamo anche oltre rapidamente, perché non ci sono solo queste figure. Gli anni 50, quando tornano ancora gli austriaci, ennesima occupazione austriaca, quindi dopo il 48 in realtà non serve, tornano gli austriaci, e a quel punto per questo mondo diciamo liberal nazionale che si è vaccinato durante il 1848-49 ci sono due strade aperte. Una è la via dell'esilio per quelli che sono radicali e che non vogliono assolutamente venire a patti con nessun sovrano degli stati antichi d'Italia, e quindi una scelta che li porta o alla cospirazione o comunque all'esilio, ad attendere che succeda qualcosa. E poi ce n'è un'altra parte che invece va in Piemonte. Va in Piemonte, e in Piemonte diventa di supporto all'unica vera politica liberale che è rimasta nella penisola italiana, che è quella di Cavour. E personaggi di questo calibro, l'Emilia Romagna ne dà moltissimi, il più importante dei bolognesi è Marco Minghetti, naturalmente, che diventerà poi uno dei leader della destra cavouriana, cioè di quel gruppo di uomini politici che dopo la morte di Cavour, che muore subito dopo la dichiarazione del regno, il regno viene dichiarato il 17 marzo, il regno d'Italia del 61, in giugno muore Cavour, quindi scompare, e i primi eredi saranno Bettino Ricasoli e poi Farini, Minghetti, cioè quel gruppo di uomini politici che ha aiutato a inserire l'Emilia e la Toscana dentro lo Stato unitario, oltre naturalmente ai piemontesi e ai lombardi, che sono le altre grandi componenti. Cosa succede? Che Minghetti è un uomo che aveva condiviso le aperture di Pio IX, ci aveva veramente creduto, aveva creduto che Pio IX potesse fare quelle famose riforme che nel 31 avevano chiesto invano al Papa precedente, cioè a Gregorio XVI, e di conseguenza rimane in una posizione di dialogo con questo mondo ecclesiastico che in qualche modo a lui vorrebbe portare dentro lo Stato. Perché il mondo cattolico deve rimanere fuori? Questa era la domanda. E quindi in questo dialogo, che viene continuato nel corso degli anni 50, Minghetti ha, durante questo dialogo, il privilegio di incontrare Pio IX. Di incontrare Pio IX e di confrontarsi e anche scontrarsi con Pio IX. E l'ultima volta che ciò accade è qui a Bologna, nel 1857, nel maggio del 1857, quando Pio IX torna lungo una specie di viaggio che lui sperava fosse trionfale, che si rivela un clamoroso fallimento invece in Romagna e in Emilia, torna per cercare di riconquistare il cuore di questi signori della terra che ormai hanno scelto il Piemonte. La sicurezza la darà il Piemonte, non la darà il Papa. E questo contatto, questa illusione Pio IX l'aveva coltivata, poi lo vedremo perché nel 1855 c'era stata una terribile epidemia di colera, lo ricorderemo in una prossima di queste domande, che aveva portato a un rinnovo della fede spontanea delle persone che non sapevano ovviamente curarsi e si erano affidate
a quelli che erano i segni del soprannaturale, quindi era ritornata la frequenza nelle chiese, il culto della Madonna era stato rinnovato e così via. E quindi Pio IX si era illuso che quel ritorno al culto significasse consenso verso di lui, come sovrano temporale. Grandissimo errore, le due cose non stavano insieme, le persone erano disposte a stare dentro sotto il suo magistero per quello che era lo spirituale, ma per il temporale non più. A Loreto aveva avuto un enorme successo perché tantissime persone si erano raccolte intorno alla Sacra Casa di Loreto e intorno al Papa, e il Papa aveva detto: bene, sull'onda di questo successo andiamo anche nelle Romagne e così ce li portiamo a casa. E invece nelle Romagne tutto questo non accade. Non accade, e adesso sentiamo questa lettera che Minghetti scrive a un suo amico, che sarà poi anche ministro degli esteri, Giuseppe Pasolini di Ravenna, un altro moderato liberale come lui, che racconta l'incontro col Papa, e quindi dalla viva voce di Marco Minghetti. Chi è che fa Minghetti? Lo fa sempre il mio collega Minghetti. Allora, ora delle cose personali. Primo, con molte precauzioni, con previe scuse, il Papa però mi gittò il dardo. Voi siete nemico dichiarato del governo. Santità, risposi, se si tratta della sua persona, io non cedo a nessuno nella devozione e nell'amore che per lei. Se si tratta del suo governo, io non credo che si chiami avversario il desiderare che sia fondato sulla concordia col paese e sulle proprie forze. Ma certo non dissimulo che l'andamento attuale delle cose non mi pare adatto a raggiungere questo scopo. Secondo, il Papa mi disse: parlatemi chiaro come al confessore. La nota Cavour fu manipolata a Bologna. Padre Santo, io risposi, le assicuro che non lo fu. Io non le negherò di averne avuto qualche contezza. Ma il pensiero primo di quell'ordinamento non fu né bolognese né piemontese, fu, credo per certo, dell'imperatore. In quanto a me, messo al punto di chiedere il più, non sarei andato a cercare altri progetti. Vossignoria può immaginare cosa avrei proposto. Ella conosce abbastanza le mie opinioni, avrei chiesto nettamente la Costituzione. Siete un uomo d'onore, e vi credo, replicò il Papa, ma la Costituzione vi pare opportuna? Santo Padre, io le ho detto ciò per mostrarle l'intimo del mio cuore, ma non oserei fare tale richiesta nella condizione delle cose d'Italia ed Europa. E Vossignoria ha udito già che nel nostro discorso quest'idea non era stata da me espressa. Credo che il Paese sarebbe contento di vedere Vossignoria tornato alle sue idee, e qui insistei alle sue idee del 1847, e di poter avere, mediante buone istituzioni fedelmente eseguite, una partecipazione efficace della cosa pubblica. Di qui si passò a un lunghissimo discorso sul Piemonte, che sarebbe troppo ripetere. Quarto, voi altri vorreste per i vostri amici 3 o 4 ministeri. A ciò replicai vivamente: Santità, se l'allusione fosse diretta a me, io non l'accetto. Se avessi voluto fare una carriera pubblica, sarei rimasto in Piemonte, dove avevo una bella posizione e credo che l'avrei migliorata. Per lo contrario, lasciai tutto e sono andato a piantare i cavoli. Creda, Santità, che la vita del proprietario indipendente e facoltoso val quella di tutti i ministri del mondo. Certo, riprese il Papa, che se Farini, del quale mi parlò piuttosto bene, divenne ministro, molto più potevate voi divenirlo. Sarebbe stata bella vedere Marco Minghetti, sue parole, ministro piemontese, trattare con Pio IX un concordato. Beh, qui c'è anche una specie di autocelebrazione di Minghetti, naturalmente, che è quello che scrive. Lui dice: beh, io faccio il proprietario, giustamente, era uno di quelli che aveva la terra, prima di tutto, poi era una persona anche molto brava ad amministrarla, si dedicava alle attività anche economiche, canapifici, risicoltura, ferrovie, banche, quindi insomma aveva il suo da fare Minghetti. Ecco, però come vedete, quello che vorrebbe Minghetti è convincere Pio IX ad essere ancora il Pio IX del 1848. Questa è la sua grande illusione. Quando questo gli risponde picche, naturalmente, a quel punto si scioglie anche formalmente questa specie di tenue sodalizio, e quindi di conseguenza poi ognuno andrà per la sua strada.
Grazie, professore. Beh, quindi nonostante appunto questo gran trambusto di cui abbiamo parlato, bisogna ricordare che comunque la vita nel contado e soprattutto nelle campagne e nella montagna continuava a essere estremamente precaria. Anzi, si può quasi dire, come abbiamo detto prima, che fino all'Unità d'Italia Bologna si riscopre quasi medievale in questo senso. Però c'è uno spartiacque che abbiamo già accennato parecchie volte, l'epidemia di colera del 1855. Effettivamente questa è una domanda che anche io e Filippo ci siamo posti: perché la considera spartiacque? E poi appunto quali sono questi problemi sociali post-unitari? Ma io la considero uno spartiacque non dal punto di vista politico, perché è chiaro che lo spartiacque politico è il 1859 per Bologna, come per tutta l'Emilia-Romagna e per il Granducato di Toscana, ma uno spartiacque a partire da quelli che vivevano a Bologna. Perché noi ci dovremmo anche chiedere, ma queste persone a metà 800, a fine 800, che cosa avrebbero ricordato, che cosa ricordavano poi dei fatti clamorosi che gli erano capitati nella vita? Beh, sicuramente si ricordarono il colera. Se lo ricordarono questo del 1855, prima di tutto perché morirono in 4.000, che non è una cifra da poco nel bolognese, quindi una cifra considerevole, se noi pensiamo che in tutta la cosiddetta area metropolitana nella prima guerra mondiale ne sono morti 10-11.000, però in 4 anni, qui stiamo parlando di 4 mesi, quindi potete immaginare la dimensione micidiale di questa epidemia. E poi perché questa epidemia è una, in qualche modo, il segnale, fa emergere quelle che sono le manchevolezze strutturali di una città antica, dove non c'è un sistema, per esempio, di rifornimento idrico sicuro ed efficiente, lo vedremo dopo l'unità, dove ci sono i pozzi neri vicino alle acque bianche, quindi con inquinamenti delle falde continue. Voi sapete che il vibrione del colera passa nell'acqua e quindi è da lì poi nelle feci e in tutte le forme di sporco che poi rimangono nella città. Non c'era un servizio di nettezza urbana di tipo organizzato, se non in forme molto ma molto precarie. C'era una contiguità e una promiscuità fra uomini e bestie, perché abbiamo visto che c'era la campagna di città, per cui c'erano stalle dentro la città di Bologna, stalle dove c'erano animali in continuazione che giravano per la città. Tutto questo esplode, diciamo, è il grande combustibile che nel momento in cui arriva l'epidemia di colera, l'epidemia era già apparsa in forme attenuate precedentemente, ma il grande colera in Emilia-Romagna arriva nel 55. È fra il 54 e il 55 che si consuma questa terribile epidemia nel nostro paese, ma non solo nel nostro paese, in Europa. Uno dei motivi per i quali Cavour, come sappiamo, riesce ad agganciare l'alleanza francese e inglese in Crimea e riesce ad andare a partecipare a questa guerra che era totalmente folle per l'Italia, per una ragione strategica naturalmente, dipende dal fatto che il colera aveva reso, soprattutto gli inglesi, aveva praticamente decimato gli inglesi che erano in ricoverati o morti, e l'Inghilterra non aveva persone da tenere in linea e quindi cercava disperatamente uomini, non ne aveva più. E il Piemonte gliene darà 18.000, che non sono pochi, fra l'altro con un prestito attaccato degli inglesi, altrimenti i soldi non ce li avevano, che il Piemonte e l'Italia restituirà in comode rate fino al 1902. Cioè noi abbiamo pagato la campagna di Crimea ai banchieri inglesi, l'abbiamo finita di pagare nel 1902, dal 1855 questo. E quindi vanno questi, quindi il colera ha un'importanza anche nella vita dello stesso paese, della nazione. È uno dei, anche se non apparendo come tale, non è un soggetto politico, non è un attore, diciamo così, esplicito, ma implicitamente segna la vita e anche della città, a tal punto che nel 1856 un bolognese che si chiama Enrico Farnet dà alle stampe addirittura un romanzo, una specie di instant book fatto sul colera,
intitolato Teresina Rodi e un medico omeopatico all'epoca del colera a Bologna. Quindi abbiamo anche una, diciamo, una sorta di riflessione e di descrizione di quello che appare, quindi i lazzaretti, il problema di curare i colerosi all'ultimo stadio, il tema delle condotte mediche e quindi la funzione del medico dentro questo spazio. È veramente uno spaccato incredibile. Devo dire che l'Archiginnasio alcuni anni fa ha fatto una mostra documentaria e che quindi molto importante su queste cose, però ripeto, io credo che vada ricordato in una riflessione sull'Ottocento bolognese, perché è stata l'emergenza e la tragedia ambientale, chiamiamola così con parola moderna, più tremenda del secolo. Nessuna che ha causato una quantità di morti quale nessun'altra, né le guerre, né i moti, nell'Ottocento non c'è stato niente di paragonabile, e quindi diciamo uno spartiacque da questo punto di vista. Poi è chiaro che incredibilmente la reazione al colera non è un abbandono, è un rilancio, tant'è vero che nella seconda metà degli anni 50 la popolazione di Bologna cresce e quindi c'è un ritorno probabilmente anche migratorio dalle campagne vicino, ci sono delle attività economiche che si cominciano a muovere, i famosi signori della terra borghesi capiscono che è meglio creare un'agroindustria, si direbbe oggi, e allora cominciano con la risicoltura. La risicoltura è il modo di prendere dei terreni paludosi, che vallivi, che nella bassa c'erano soprattutto in Fregio al Ferrarese, e renderli produttivi. Per colmata li riempivano un po', piantavano il riso, rimanevano diciamo alla fine dei terreni sempre critici, però almeno producevano qualcosa. La lavorazione della canapa, che naturalmente genera anch'esso un tessuto e quindi è legata a queste forme. La filatura della seta, naturalmente, la trattura della seta, c'è rimasto poco, sta per morire, non c'è più la tessitura che, come sappiamo, è il grande valore aggiunto della seta, però i gelsi ci sono dappertutto lungo l'asse pedemontano. Chiunque abbia dei terreni, anche l'ultimo dei mezzadri, coltiva il frumento o coltiva la vite, però mette un filare di gelso a bordeggiare il campo, perché lì poi si nutre il baco con la foglia del gelso e ci sono i bambini nelle bigattiere che li allevano e poi si vendono quando diventano grandi, come sapete, e quindi incominci in qualche modo la famiglia integra il reddito agricolo. E tutto questo nell'area fra Bologna, la Romagna e l'Emilia anche si genera, e quindi abbiamo una risveglio, non è un risveglio industriale nel vero senso della parola, la parola è grossa, anche le attività metallurgiche, meccaniche sono poche, c'è Calzoni, c'è poco altro, Morsier, sono piccoli tentativi, non ci sono grandi veri stabilimenti, gli stabilimenti meccanici li porta lo Stato, sono quelli delle ferrovie. La manodopera, le manodopere operaie le crea lo Stato, la manifattura tabacchi, o il parastato in questo caso, gli appaltatori dello Stato, oppure diciamo quelli che si occupano lo stabilimento pirotecnico, che non faceva fuochi artificiali ma proiettili di artiglieria, e anche un'altra cosa statale, ma questo sarà lo Stato unitario che porta l'industria, diciamo, ma un'industria autoctona è ancora, diciamo, ancora da vedere nella nostra Bologna in questa fine anni 50, primi anni 60. A questo punto è il caso di introdurre una nuova svolta, un nuovo spartiacque, che è quello che è rappresentato appunto dall'istituzione culturale per eccellenza nella città di Bologna, l'Alma Mater. Infatti, dopo un periodo di declino, l'Università di Bologna tenta di aggiornarsi, si fa più laica e richiama insigni professori, spesso non provenienti dal bolognese. Ce ne può parlare per piacere? Beh, questa è davvero una delle, diciamo, delle grandi svolte del 1860. Le svolte del 1860 sono da un lato
il fatto che Bologna diventa il centro di comunicazioni fra il nord e il sud, che poi è rimasta. Quindi la ferrovia verso Ancona, la ferrovia verso Milano, nel 1864 la ferrovia verso Pistoia e quindi verso il sud. Come sapete, la direttissima arriva soltanto col fascismo. Quindi prima la parte, diciamo, infrastrutturale, questa, poi la parte culturale. La parte culturale è davvero un'operazione politica che la destra storica, liberale, a tavolino fa, devo dire senza un'impostazione ideologica, ma con l'idea che le grandi università storiche del paese vadano modernizzate. Parliamo di pochissime università, perché allora le università si contano sostanzialmente sulle dita di due mani o poco più, tutto il resto. Diciamo che nel 1860 il numero dei licei ginnasi era pari a quello che oggi è quello dell'università. Oggi in Italia ci sono il numero di università che una volta, che nel 60 corrispondeva a quello dei regi licei, tanto per dare un'idea. Le università erano pochissime, erano praticamente uno per Stato, per gli antichi Stati italiani, per cui Padova era la grande università di Venezia, Pavia per la Lombardia, poi c'era Torino, Genova, Bologna, Pisa, che era la grande università del Granduca storica, Firenze naturalmente, poi la Sapienza di Roma, la Federico II di Napoli, una delle prime università, diciamo, della penisola, c'era Palermo, poco altro, insomma le veramente pochissime università. E che cosa fa Terenzio Maimiani, che è il ministro della pubblica istruzione, e quelli che vengono sopra di lui, Francesco De Santis? Prendono dei giovani, ma quando diciamo giovani non diciamo i quarantenni, cioè come si usa oggi, che dire una persona è giovane e ha 40 anni, no, li prendono a 25 anni, 25-30 massimo, e li buttano qua dentro, quindi dei ragazzi, per i nostri standard sono dei ragazzi, sono loro, e i ragazzi come loro, Carducci, come se... E li mettono dentro a Bologna con due obiettivi. Il primo è il rinnovamento scientifico, quindi si riprende dove avevamo interrotto con Napoleone, ricominciamo da lì, e in più anche il positivismo, la nuova scienza che sta avanzando nel mondo, eccetera, eccetera. E dall'altra parte la divulgazione scientifica, perché non c'è soltanto un problema di tipo scientifico, aggiornamento scientifico, c'è anche un grande problema pedagogico, per cui si deve far crescere la nuova generazione con la scienza, e quindi i musei dell'università, che hanno una funzione pedagogica fortissima, non solo per gli interni, ma anche per il pubblico delle scuole, per i bambini, per i ragazzi e per gli altri. Questa è l'operazione fatta a tavolino, per cui Cappellini viene dalla Spezia, Bombici mineralogia viene da Siena, e così via, Carducci naturalmente, vengono buttati dentro il contenitore bolognese, contenitore un po' conservatore, diciamo, e questi lo rovesciano come un guanto la cultura della città nel giro di 25 anni. Diventano i protagonisti di una grande stagione culturale che consacra Bologna, come vedremo, fra le prime università del nostro paese. Ma questo avviene perché c'è stato un grande atto di coraggio. Nessuno sapeva nel 1860 chi era Carducci. 61. Non aveva dato e così Cappellini, nessuno sapeva che era il grande geologo che sarebbe stato, o gli altri, anche medici. Non parliamo dei giuristi, viene uno di questi che viene recuperato è Oreste Regnoli, che diventerà poi preside della facoltà e insegna diritto civile, che è una persona che si occupa di che cosa? Dei diritti della donna negli anni 70-80, il tema del divorzio, il tema della proprietà e la donna, altro tema, e poi ovviamente a margine anche i diritti politici. E ci saranno degli allievi di questi professori che fanno le tesi di laurea. Noi abbiamo una quantità di giovani che si laureano con tesi che parlano del problema della donna dentro la società italiana. C'era mai una cosa
assolutamente impensabile, non aveva nessuno. E lo stesso Oreste Regnoli dice: io parlo del diritto civile, però per me sono più importanti questi diritti della persona che non il diritto di proprietà, perché una volta il diritto civile in quell'epoca era chiaramente di derivazione napoleonica, il tema della proprietà era centrale. Dice: no, perché la proprietà sarà qualcosa che è qualcosa che cambia. Il confine fra il pubblico e il privato cambia in continuazione, non possiamo dire che quello è un limite posto per sempre. Invece i diritti della persona no, quelli ci sono, e ci sono delle persone che non li hanno, e queste persone sono le donne. Questo per darvi l'idea del contesto. Quindi rivoluzionari probabilmente più di quello che noi siamo disposti a pensare, poi magari politicamente non lo erano neanche fino in fondo, ma culturalmente hanno rappresentato questa grande svolta che ha lasciato un segno non solo a Bologna ma nel nostro paese. Beh, mi viene in mente per esempio che ci aveva detto a colloquio una grande differenza, per esempio il fatto che la cattedra di lettere viene gestita prima da un prete che si occupava di sonetti per matrimoni e funerali, di colpo arriva un Carducci e scrive l'inno a Satana. È abbastanza indicativo come cambio. Comunque, certo. Dicevo, in mezzo a questo stravolgimento emerge un ceto di borghesi liberali che modifica completamente anche l'aspetto della città. Infatti è il periodo dei grandi progetti, delle grandi opere di modernizzazione. E come si manifesta questa modernizzazione? E soprattutto chi è che ruolo ha in tutto questo Alfonso Rubiani? Beh, vedremo, la modernizzazione di Bologna dal punto di vista urbanistico comincia dopo l'Unità d'Italia. La Bologna che noi vediamo oggi, in cui viviamo, è la Bologna del secondo Ottocento. Della Bologna del primo Ottocento c'è rimasto pochissimo in realtà. È una città che noi non riconosceremo, anche nelle sue parti più note e più prestigiose. Sarebbe difficile riconoscerla. Perché? Perché l'alterazione della struttura urbana che è stata sviluppata fra il 1860 e la fine del secolo, in quei 40 anni, ha definitivamente cambiato il volto della città storica. Come? In due direzioni. La prima direzione è chiaramente quella dell'espansione e della riorganizzazione, soprattutto della viabilità, in direzione della stazione ferroviaria, che è ovviamente il fulcro, il nuovo centro della città di Bologna, non alternativo ma complementare a Piazza Maggiore. E naturalmente ci vogliono in questo caso degli anni, perché non parte subito, ci provano e così via. Poi c'è l'allargamento dei corsi, degli assi, via Ugo Bassi, quella che sarà poi Rizzoli, successivamente l'idea della stessa via. La stessa via D'Azeglio, sono tutte degli inserimenti, delle attività che vengono promosse dalle prime giunte liberali negli anni 60, in parte realizzate, in parte lasciate lì per il futuro, quasi segni di un'evoluzione che doveva ancora venire. All'interno di questo quadro, che è la riforma della struttura urbana di Bologna, che a quel punto tende a diventare paragonabile a quella delle altre città, in fondo tutte queste città, anche le piccole medie d'Italia, d'Europa, hanno dei grandi modelli. La Parigi di Haussmann da un lato, la Vienna del Ring dall'altro, no? Ci sono questi grandi che sono successe tutte negli anni 50, per cui tutti vogliono un piano regolatore che deve dire due cose sostanzialmente: fare l'ampliamento verso zone nuove, vedete questo è il piano del 1889, e cioè pensare a dove deve andare la città, dove si deve espandere. Chiaramente vedete la centralità della parte nord, e cioè della zona della stazione, che diventa il nuovo fulcro della città, e dall'altra parte piano regolatore, perché la parte di regolazione era l'intervento nella città storica per renderlo compatibile con la città moderna. Questi sono i due grandi elementi della legge del 1865 che consente di fare l'esproprio per causa di pubblica utilità e di riorganizzare quindi la vita delle città. Per la parte di regolazione,
Bologna segue una strada particolare negli anni 80-90, che è la strada di Rubbiani, cioè la ricostruzione di una Bologna medievale che non era mai esistita, che è in larga parte inventata, nella quale però i bolognesi finiscono per credere, no? Come succede spesso quando ci sono delle iniziative intelligenti e anche azzeccate. Era il momento giusto? Probabilmente sì. C'era una sensibilità giusta, c'era anche la cultura giusta, perché noi non dobbiamo dimenticare appunto il ritorno alla Bologna medievale, lo studio delle carte del Medioevo che in quel momento si fa a scopo politico, cioè il ritorno all'orgoglio comunale come alla libertà, alla radice profonda della libertà non solo di Bologna ma dell'Italia. Per cui gli studiosi di letteratura medievale, di storia medievale, i paleografi diventano dei personaggi importantissimi. Oggi non contiamo più niente, ma allora erano anche soggetti politicamente centrali, perché incarnavano effettivamente una grande aspirazione, che era quella di dimostrare che la città era stata una delle culle della civiltà italiana nel Medioevo e quindi per questo motivo doveva essere grande, tornare a essere grande. Questa è una delle classiche, dei classici dispositivi narrativi dell'Ottocento, che ha un grande successo. E Rubbiani è l'uomo che incarna questo passaggio, cioè lui deve dimostrare, tende a dimostrare che si possa ritornare a una civiltà bolognese che ha una sua forte radice nel Medioevo e nell'età, diciamo, gotica, e nello stesso tempo ricreare una società, questa è la grande illusione conservatrice, ricreare una società di artigiani, di operai, di decoratori, di falegnami che possano materialmente rifare quella città e rifacendola costruire, ricostruire una, anche dal punto di vista della stratificazione sociale, una città antica, cioè ritornare a quella, alle gilde, ritornare alle società di mestiere che stavano insieme e che supportavano questo sviluppo urbano. Questa è la componente, chiamiamola così, conservatrice di Rubbiani, perché vorrebbe mettere indietro le lancette della storia, ma nel 1880-90 gli operai ci sono sul serio, c'è Andrea Costa, c'è il Partito Socialista, c'è stato nel 1874 addirittura un'insurrezione anarchica, sia pure, diciamo, piuttosto grottesca, ma c'è stata anche quella. Quindi Bologna è cambiata come tutto il resto d'Italia e non c'è più la cultura per quel tipo di deriva, ma il gusto dei proprietari immobiliari, il gusto anche dei tecnici comunali, invece c'è l'idea di poter rifare questa Bologna immaginaria medievale e metterla dentro la Bologna moderna e far convivere i due pezzi, no? E restituire anche con delle operazioni veramente anche incredibili. Pensate alle arche dei glossatori fuori San Francesco, che di fatto vengono portate lì, messe dentro dei contenitori, diciamo, edilizi completamente rifatti, per celebrare che cosa? Celebrare l'alma mater, che all'origine insieme del comune e della cultura, perché le due cose stanno insieme, no? L'ottavo centenario dell'uno, dell'altro, dove comincia, dove finisce, è lo stesso mondo che ha prodotto le stesse cose. La libertà dei servi non poteva essere fatta se non da intellettuali che la pensavano. Le due cose stanno all'origine di una sorta di saldatura nell'ideologia tardo-ottocentesca. Ecco perché noi vediamo questi due elementi che sono sovrapposti, che a noi paiono oggi difficili da spiegare. Come fa a stare insieme la modernizzazione di Bologna, aperture verso la stazione, abbattere le mura, con il ritorno all'antico nel centro della città? Ci può stare, perché ci sono queste due forze che hanno comune l'idea di una città
che rinasce, no? E che rinasce con la patria, con l'Italia. Sono due cose che stanno insieme. E questa è un'altra grande stagione. Naturalmente anche Rubbiani poi ha il suo declino, perché per esempio il suo grande alter ego, che è Giuseppe Bacchelli, che è l'altro che invece dice no, noi dobbiamo conservare i monumenti come sono, e quindi un problema di restauro ce l'abbiamo e non possiamo semplicemente reinventarceli di sana pianta, ma nello stesso tempo dobbiamo aprire anche le strade, quindi abbiamo un problema di conservazione dell'antico e di modernizzazione che non può essere risolto, dicevano a Rubbiani, dalla tua idea di rifare la Bologna antica con gli spazi della Bologna moderna, con le altezze della Bologna moderna, perché i palazzi devono comunque respirare in una nuova capitale d'Italia, perché tale era comunque l'idea. Grazie professore. Allora, a partire quindi da quell'aggiornamento dell'alma mater, gli studenti iniziano a triplicarsi, quindi un successo veramente clamoroso, e questa generazione di giovani professori iniziano a riscoprire le radici dell'Università di Bologna, che viene fatta appunto collocare questa origine al 1088, celebrando in questo modo nel 1888 il famoso ottavo centenario. Ci può parlare per piacere, professore, di questa fatidica data, per piacere? Beh, il 1888 è un anno importante per l'università ed è un anno importante per Bologna, perché viene la esposizione Emiliana nel 1888, che è il primo punto fermo sullo sviluppo, diciamo, post-unitario. Sono passati ormai 27 anni dalla nascita del Regno, dobbiamo capire dove siamo arrivati. L'idea è quella di mimare naturalmente le grandi esposizioni universali, che in quel momento hanno un clamoroso successo, naturalmente nelle capitali. Le esposizioni universali conoscono due fasi. La prima fase, fra il 1851 e il 1873, è una fase in cui la competizione è solo fra Parigi e Londra. Sono solo loro che fanno una specie di ping pong. Parte una nel 51, l'altra risponde nel 55, l'altra la fa nel 62, l'altra la fa nel 67. Una specie di ping pong fra Parigi e Londra, vinto da Parigi poi successivamente. Dal 1873 invece cominciano anche altri capitali a voler fare la loro esposizione, e quindi le esposizioni universali si allargano e toccano altre città. E la prima è Vienna, 1873, sono sfortunati perché capitano in una crisi economica bestiale, per cui l'operazione non ha un grande successo come sperato, ma è la celebrazione dell'impero austriaco al massimo prima della caduta, cioè la città è rinnovata, c'è il Ring, ci sono i nuovi palazzi, un'urbanistica totalmente nuova, e poi così via. L'unica città che riesce a far funzionare, che diventa la quinta delle esposizioni, resta però Parigi, che continuerà a fare esposizioni a ripetizione, 1878, 1889, 1900, con crescente successo. Sappiamo che la prima vera del nostro paese è Milano nel 1906, quella di Torino del 1884 è un'esposizione, diciamo così, un po' nazionale, non ha certamente un valore comparativo, e tuttavia ci sono poi tutte le regioni che, in un paese come il nostro, che è fatto di regioni e di municipi, cercano di imitare i grandi modelli. E siccome, come sapete, fatica l'Italia ad avere una capitale, perché sono capitali piccole rispetto alle grandi città, cioè stiamo parlando di città che hanno Roma in questi anni, cioè 250.000 abitanti, la più grande città d'Italia è Napoli, che ha 400.000 abitanti perché è l'ultima grande capitale del vecchio mondo che è rimasta, diciamo, paragonabile a una dimensione europea. E si fa fatica a fare delle esposizioni universali in città di 200.000, 300.000, 150.000 abitanti. Ecco perché gli italiani, prima di arrivarci, debbono far crescere Milano e poi riescono a farla decorosamente. Ma solo allora, cioè 1906, ci mettiamo così tanto. E invece quelli che funzionano di più, nel caso italiano, sono le esposizioni regionali, cioè di quelle città medie che
che si stanno facendo le ossa e sono poi l'ossatura produttiva del paese e poi lo rimarranno e lo sono tuttora, e le quali, orgogliose della loro, del loro sviluppo, diventano in qualche modo diciamo dei punti di riferimento per dei territori un po' più vasti. Bologna in questa maniera nel 1888 diventa per la prima volta davvero un capoluogo territoriale riconosciuto, cosa che non era scontata che fosse, perché non dobbiamo dimenticare che l'operazione di costituzione dell'Emilia è un'operazione artificiale che fa Luigi Carlo Farini nel 1859 per tenere insieme i ducati emiliani e le due piccole capitali di Parma e di Modena con le legazioni pontificie, che sono anche quello un po' diverse fra di loro. Bologna non ha quindi uno statuto di capitale regionale, neanche come, diciamo, luogo della, diciamo, dal punto di vista statistico. Quello è 1888, il momento in cui, come capitale della cultura e come capitale di una industria che cresce, la città diventa nei fatti il vero capoluogo. Non c'è bisogno che lo riconosca la politica, l'amministrazione lo riconoscerà nel 1970 con la nascita delle regioni, no? Ma di fatto quello è il momento in cui la città fa quello scatto per cui non è più una realtà gloriosa e in crisi del vecchio mondo. Sono passati 30 anni quasi dall'unità e la città è riuscita a conquistarsi un ruolo nel paese, nel territorio. Ruolo culturale con l'alma mater, ruolo per le comunicazioni con la ferrovia, ruolo industriale perché quella industria tessile che è morta praticamente con l'unità d'Italia, quel poco che c'era, c'erano anche dei lanifici, poveretti, cioè sopravvissuti, potete pensare con gli inglesi cosa potevamo fare, c'erano cose così superstiti, viene sostituita da due grandi altre anime, cioè un'industria alimentare, l'agroindustria, che comincia a partire sul serio, la risicoltura, la canapa e poi le conserve alimentari che cominciano in quegli anni e poi anche delle altre attività, paste, cose di questo genere, che rappresenteranno un filone anche importantissimo della vita economica locale nel XX secolo, e poi la meccanica e la metallurgia, che è l'altro filone che però bisognerà attendere il Novecento per vedere sbocciare sul serio. La città però per la prima volta mette insieme, non è più il signor Calzoni che va nel 1851 al Palazzo di Cristallo a Londra a vedere il progresso, questa volta sono degli altri che vengono a Bologna a vedere le nostre macchine, che non saranno tutta questa rinnovamento, modernizzazione come sicuramente negli Stati Uniti o in Francia, ma è la testimonianza di un popolo che vuole lavorare, di un'impresa che si vuole muovere, di un'attività anche di investimento che nasce dalla terra, perché la proprietà terriera è ancora centrale come l'attività agricola, però ha intenzione di investire anche in altro, nell'edilizia sicuramente, nello sviluppo della città sicuramente, ma anche in attività produttive di tipo moderno. Questo è il momento di svolta. Poi c'è l'operazione 1088, che è quella dell'università, che è un'operazione, diciamo così, un po' forzata dall'elite accademica, che si costruisce un proprio mito, diciamo, perché non ha poi una base di documentazione così inoppugnabile, ma ha una tendenza, diciamo, abbastanza, però la realtà c'è, l'anno non è sicuro al 100%, sta di fatto però che l'operazione culturale funziona a tal punto che la città diventa il cuore della università del paese, e nel 1888 anche per le relazioni con le università estere, che vengono comunque invitate e che provocano poi, producono una serie di relazioni di cui l'università beneficia anche successivamente. Grazie. Adesso, anche per tirare un po' le somme di questo secolo, bisognerebbe fare una domanda un po' provocatoria, nel senso che mostra l'altro lato della medaglia di tutto questo, perché
È vero, abbiamo parlato dell'ottocentenario, dei progetti politici, del rinnovamento, dell'aggiornamento dell'alma mater, ma bisogna riconoscere che tutto questo è per signori. Alla fin fine il popolo continua a vivere in condizioni abbastanza precarie ed è infatti il momento della nascita delle cooperative. Non abbiamo più delle strutture mutualistiche, ma delle vere e proprie leghe di resistenza. È l'Italia crispina e in particolare in questa Bologna di fine secolo sembra che si possano trovare proprio le radici di una delle sue caratteristiche fondamentali del XX secolo, cioè la lotta padrone-operaio. È d'accordo con questa affermazione e soprattutto come si approccia la città al Novecento? Diciamo che la città nell'ultimo decennio del secolo cambia il clima. Vede cambiato il clima, quelli che sono i protagonisti anche accademici degli anni 70-80 sono messi in discussione, Carducci viene fischiato nel 1891 clamorosamente, 500 persone, 500 studenti lo contestano, quindi 500 è una cifra considerevole anche oggi, quindi è una specie di nume tutelare intoccabile che viene per ragioni politiche naturalmente, che viene per il fatto che Carducci è diventato senatore con Crispi. Crispi è un po' l'uomo, secondo Carducci, che incarna i garibaldini arrivati al governo e quindi in qualche modo nella sua mente la definitiva consacrazione dell'accordo fra Garibaldi e Vittorio Emanuele. Crispi in realtà è un leader conservatore, come sappiamo, che fa una scelta anche molto dura nei confronti dell'associazionismo operaio nel corso dei suoi due governi e di conseguenza questo mondo che era stato democratico e radicale nel 1860-70 invecchiando diventa conservatore, che è una cosa abbastanza frequente negli esseri umani, una tendenza, e di conseguenza tende a vedere nei giovani che cercano di rompere questo schema politico che vedono ormai come asfittico una sorta di giovinastri che non capiscono lo sforzo che si è fatto per mettere insieme l'Italia, il risorgimento, la faticosa costruzione di una ragione unitaria contro la divisione, il brigantaggio, eccetera. Tutte queste cose i giovani degli anni 90 che sono nati dopo l'unità d'Italia non le vogliono più neanche sentire parlare. Il loro problema è quello della crescita, naturalmente, di cosa farò. E quindi ecco, la cooperazione è uno sbocco se non c'è l'impresa, sicuramente, le attività, le rivendicazioni operaie lo sono e questo mondo conservatore bolognese tiene a fatica. C'è un sindaco molto bravo che si chiama Dall'Oglio, che è un conservatore anche lui, ma che si rende conto del cambiamento, tant'è vero che è l'artefice poi dell'abbattimento delle mura di Bologna, che è il tentativo di riuscire, si diceva cerchiamo di fare un abbattimento selettivo in modo tale da preservarne dei tratti, altre in qualche modo invece abbatterle, che isolare le porte, come poi è stato fatto, cose che sono state fatte in tantissime città d'Europa e naturalmente, perché non possiamo frenare il progresso, devono passare i tram con i filobus, non possiamo farli passare per le porte antiche, la città ha bisogno di far arrivare le persone nel centro, come facciamo? Problemi naturalmente aperti, naturalmente Rubiani era contrario, come molti altri, perché pensava che le mura di Bologna dovessero essere viceversa preservate perché erano un bene patrimoniale, un bene storico-artistico, quindi nasce già allora uno scontro molto forte fra queste due anime. In quel momento Dall'Oglio e anche Carducci, attenzione, che non difende le mura, fa parte di questo mondo di, chiamiamoli così, modernizzatori conservatori, che vuole andare invece avanti, magari perché poi dietro quello c'è il progetto di Virnerio con l'addizione dei nuovi istituti e quindi una grande operazione immobiliare che avrà in fregio le mura, che deve espandere l'università, così come per portarci i nuovi istituti, soprattutto quelli scientifici, che debbono andare là dentro. Carducci è in Parlamento, è in Senato, e l'università,
confida in lui per questi progetti, che sono progetti edilizi di espansione. Quindi vedete come tutto sembra strano. Cioè, la persona che avrebbe dovuto difendere le mura di Bologna non le difende, vuole invece una città nuova, ecco la frase iniziale. Mentre invece diciamo che ci sono fra coloro che difendono le ragioni delle mura anche degli politicamente progressisti, i quali sentono invece la ragione del bene culturale patrimoniale. Quindi le carte sono tutte mescolate. Cioè, le carte sono tutte mescolate e infatti dall'olio perde la maggioranza sulle mura, lo mandano a casa. Si apre la stagione Golinelli, cioè dell'unico democratico che abbia governato Bologna prima di Zanardi nel 14, che dura 2 anni e poi viene a casa, va a casa anche lui, ritorna un'amministrazione sempre liberal conservatrice, perché poi fondamentalmente il notabilato cittadino rimane un notabilato conservatore, la leadership rimane conservatrice molto più che in altre città, e questa simbiosi fra il mondo accademico e il mondo del notabilato politico fa sì che quelle che erano state le aspirazioni di rinnovamento dopo l'unità rifluiscono dentro un alveo, diciamolo pure, d'ordine, che naturalmente è rifiutato dai giovani. Rifiutato dai giovani e dalla componente operaia, che rimane l'unico elemento esterno a questo disegno, che non vuole ritornare a fare le gilde medievali, che vuole fare l'operaio o vuole fare l'artigiano moderno, e che quindi con questi signori si trova a aver poco da dire. E questo è un po', diciamo, il grande punto di svolta della città, che però dobbiamo ancora in parte anche ricostruire nei documenti, perché noi abbiamo degli ottimi studi sulla Bologna dell'amministrazione Tacconi, sulla Bologna dei primi anni di Dall'Oglio. Ne abbiamo invece non così approfonditi sulla Bologna giolittiana, ma non dal punto di vista politico, su quello sappiamo molto, il resto del Carlino, tutto il tema degli agrari che emerge, eccetera, eccetera. Proprio l'amministrazione della città, l'organizzazione delle attività, dei servizi pubblici, delle infrastrutture, tutte queste operazioni che si possono studiare solo andando a vedere le carte d'archivio e naturalmente i documenti. Però, siccome, come vedete, ci sono dei giovani di buona volontà qui presenti, sono solo un'avanguardia di quella che l'Università di Bologna può vantare, io spero che col tempo, fra non molto, e magari d'accordo anche col Comune, potremmo rilanciare una serie di lavori anche su queste cose, di poter riportare una nuova stagione di ricerche per poi farne divulgazione alta, così come era nella logica della prima Università di Bologna nel 1860, che metteva insieme la ricerca e la comunicazione della ricerca. Queste due cose non possiamo lasciarle disgiunte, debbono stare insieme, perché sono la ricchezza di questa città, sono la vita di questa città, la vostra vita, la nostra vita, e per questo io vi ringrazio.